Buongiorno e benvenuti al TG Onesto. Oggi speciale elezioni, un argomento di cui non ho voglia di parlare, ma la direzione dice che va fatto, quindi lo facciamo. Ah sì, vai con le news. Elezioni europee. In Italia, calo storico dell'affluenza alle urne. Per la prima volta ha votato meno di un italiano su due, ma in politica sono tranquilli. Vabbè, ma se fai le elezioni in parallelo ad Italia, Bosnia e Erzegovina, ci credo che non viene nessuno a votare. Uffa! La vittoria va a Giorgia Meloni, ma Elly Schlein festeggia i numeri del PD. Risultato straordinario, siamo il partito che cresce di più. Io provai a usare la stessa scusa con mia madre per giustificare un 5,5 alle superiori, eppure sono ancora in punizione dopo 12 anni. Il commento di Salvini: ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci. Dopodiché stappa una bottiglia di spumante del Lidl, spara 3 raudi in un parcheggio deserto e finisce ubriaco e solo a vomitarsi sui piedi piangendo. Significativo il voto in controtendenza dei giovani. Tra gli under 30 vince nettamente la sinistra. La Meloni riflette: Ma sai che, ripensandoci, alla fine l'aborto tanto male non è? E prima di proseguire vi invitiamo a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace per non perdervi tutti gli aggiornamenti. E ora continuiamo con le notizie. Renzi ammette la sconfitta e attacca Calenda. Potevamo avere 7 parlamentari. Calenda risponde stizzito chiedendo 40.000 euro di alimenti al mese per i figli. No, aspetta, questo ho sbagliato foglio, questo... dei Ferragnez. No, questo è Totti Lari Blasi. L'avete visto quello dei Calenzi? No. Dov'è il foglio? Ci avete fatto le cartine? Belgio, il premier Alexander De Croo annuncia le dimissioni in lacrime. Abbiamo perso. Scioccati i politici italiani. Una notizia assurda. Da noi sono anni che nessuno perde le elezioni. Sorpresa a Cipro, dove un famosissimo youtuber probabilmente conquisterà 2 seggi al Parlamento europeo da indipendente, senza un programma e senza mai essersi interessato alla politica. Le Iene partono all'attacco. Bruttissimo esempio per i giovani. Buttarsi in politica è peggio della Blue Whale. CTC finisce qui, ora la linea a Striscia la Notizia. Grandi papere! No, non è vero, finisce qua. Ciao.